Audio Jungle. Venerdì 1 marzo, presso Palazzo Renzo, siamo stati alla giornata del welfare ed abbiamo chiacchierato con alcuni dei protagonisti. Questo spazio è organizzato dallo Sportello per il Lavoro. Lo Sportello per il Lavoro è una realtà che si occupa di orientamento professionale e di attività legate all'inclusione lavorativa e all'applicazione della legge 14. In particolare in questi giorni abbiamo organizzato dei laboratori e quello a cui assistete adesso è un laboratorio che aiuta, dà informazioni a persone in cerca di occupazione e spiega quelle che sono le attività delle agenzie accreditate con la Regione, quali percorsi vengono fatti e quali sono le opportunità che si possono trovare. Seguiranno anche dei laboratori sulle forme contrattuali, un altro laboratorio sul colloquio di selezione, un po' i trucchi come affrontarli, quindi da adesso fino a stasera alle 18 si succederanno questi laboratori. E domani avremo uno spazio invece dedicato a Insieme per il Lavoro, dove racconteranno un pochino delle attività legate all'innovazione sociale. Siamo il Sant'Orsola di Bologna e stiamo portando avanti il progetto Crunch, che mira ad implementare la qualità del cibo all'interno della struttura, quindi sia per pazienti che per lavoratori dell'ospedale, quindi il personale interno. Abbiamo deciso oggi di portare come argomento la dieta mediterranea perché è fondamentale per le vite di tutti noi, soprattutto in Italia ma anche in tutti gli altri paesi toccati al Mediterraneo, e abbiamo portato anche delle ricette con alla base tutti i cereali e i legumi che sono le fondamenta di questa dieta. Infatti abbiamo portato tutta un'esposizione di questi qua, di cereali e legumi, tutti italiani, e per dimostrare la biodiversità della quale possiamo vantarci in Italia. Abbiamo portato anche una degustazione di oli italiani e pani sempre italiani, perché l'olio e il pane sono alla base della nostra tradizione, e diciamo che oggi cerchiamo di trasmettere questo messaggio che le cose semplici e le cose tradizionali sono quello che più a cui dovremmo ispirarci maggiormente. Siamo qui in quanto rappresentiamo la Dodge Equipe Bologna, che è una società che fa vari sport, specialmente arti marziali, di tutte le età, quindi sia dai 4 ai 5-6 anni fino allo sport agonistico, quello che pratichiamo io e i miei colleghi nella Dodge Equipe. Oltre al gruppo del judo abbiamo anche il gruppo di karate e di vari arti marziali come il jiu-jitsu. Siamo venuti qui oggi per pubblicizzare uno sport tra virgolette minore, appunto per dare l'opportunità anche dei bambini, giovani, di poter praticare dello sport.